Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. Oggi andremo a modificare la nuova auto che è uscita, credo oggi, per il valore di 1.795.000, e andiamo a vedere come si può modificare quest'auto. La novità di oggi, ragazzi, è che andremo a modificare quest'auto appena comprata direttamente con i cerchi di Bennis, e gli metteremo un colore un po' particolare scelto io, piace a me, piace, ragazzi, poi sono gusti. Comunque sia, andremo a modificare quest'auto per quello che potremo modificarla, perché andando ad usare questa auto che stiamo andando ad usare, che è già tutta modificata, alcune modifiche passeranno direttamente all'altra auto, tranne qualche piccola modifica estetica, però qualcosa di motore passerà direttamente all'altra auto. Qui a noi quello che ci interessa, ragazzi, è trovare un cerchio che stia bene sotto l'auto che vogliamo modificare. Quindi io adesso vado a cercare un cerchio, anche se sinceramente, ragazzi, i cerchi Bennis sono pochi quelli che a me piacciono, però vediamo di accontentarci e di trovare un cerchio che possa, diciamo, accontentare i nostri gusti. Quindi a questo punto, ragazzi, trovato il nostro cerchio, se vogliamo possiamo anche metterci, diciamo, la rifinitura del pneumatico, altrimenti potremo farlo in seguito, non è importante. Io qui sto temporeggiando perché sto aspettando la consegna dell'auto. Comunque, ragazzi, questo glitch che vi sto facendo vedere, vedete, ha anche la targa Yankton, e la targa Yankton si passa automaticamente sui veicoli in cui andremo a fare questo glitch che state per vedere fra poco. Questi, ragazzi, sono tutti i veicoli che ho modificato con il glitch che avete appena visto. Hanno tutti targa Yankton, cerchio comunque di Bennis, un cerchio che a me piaceva, e tutto il resto. Quindi questo sta a confermare che il glitch funziona ancora e che potete fare le auto che più vi piacciono. Io ne ho fatte di stranissime, ragazzi, farò un video in cui vi farò vedere i miei garage. Ma ora passiamo a questa auto, ragazzi. Allora, questa qui, come ho già detto, è l'auto che ci hanno pubblicato, che diciamo che ci hanno rilasciato, scusate, ragazzi. Allora, io qui, ragazzi, sto facendo un partecipa a sessione, me lo sto preparando, quindi vado a premere freccia destra nuovamente e faccio un partecipa a sessione, doppio tasto PS, partecipa a sessione, accetto il primo messaggio, aspetto il caricamento delle nuvole, ragazzi, perché si sente il boom 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 quando saliamo nelle nuvole. Quando sentiamo l'ultimo, pigiamo X e ci troviamo qui. Allora, a me non l'ha fatto il caricamento, però se vi succede anche a voi, basta rifare un partecipa a sessione, se vedete che state buggati con la visuale o qualcosa del genere, e accettate il primo, accettate il secondo e vi troverete qui come mi sono trovato io adesso. È semplicissimo, ragazzi, fare questo glitch. Il video di questo glitch è sul canale. Questo glitch, ragazzi, è quello da fare in due, perché a me quello in singolo non piace, riesce e non riesce, quindi preferisco non stare ad impazzirmi. Per fare questo glitch dovete avere un amico che sta dentro un lavoro da titano.
però comunque sia, vi ho già detto, lo trovate sul canale, l'ho pubblicato ieri, ve lo lascerò qui in alto a destra nella scheda il video riguardante questo glitch per mettere i cerchi di Bennis. Ma intanto passiamo al nostro tuning, ragazzi. Quindi a questo punto, ragazzi, continuiamo ad attuare il glitch di cui vi sto parlando. Facciamo un partecipa sessione per far caricare prima, dopodiché premiamo freccia sinistra, partecipa sessione, ok, accettiamo tutti i messaggi e torniamo giù. Se il glitch sarà andato bene, come vedete, avremo i cerchi Bennis. Quindi a questo punto, ragazzi, andiamo a modificare l'auto a nostro gusto. Andiamo a vedere cosa gli manca, cosa è da mettere e cosa non è da mettere, insomma, ragazzi. Quindi adesso, ragazzi, sarà un pochino scomoda la situazione fino a quando non, l'auto non deciderà di fermarsi, però io intanto comincio a mettere qualcosa. Purtroppo, ragazzi, c'è qualche istante, quando facciamo questo glitch, c'è qualche istante in cui l'auto continua a camminare per i cazzi suoi e non si ferma. Però dopo un po' si ferma, ragazzi, come vedete, l'importante è che arriva sulla piazzola dove deve arrivare e si ferma. Andiamo a mettere le modifiche che ci sono su quest'auto. Oddio, ragazzi, con questo colore non vedo molto bene, diciamo, la carrozzeria dell'auto, non è molto definita, quindi andrò a cambiare subito immediatamente il colore, ragazzi. Io voglio farla di questo colore, voi direte, ma che cazzo di colore è? È un colore crew, ragazzi, che ho applicato sulla mia crew secondaria. Trovate anche diciamo in alto a destra, nella scheda in alto a destra troverete anche la playlist per fare tutti questi colori strani o particolari. Quindi andiamo a mettere questo colore. Io metto l'interno bianco, ragazzi, questa ho deciso di farla bianca e rosa con questo perlescente un po' strano. Quindi a questo punto, ragazzi, l'auto non è che abbia tantissime modifiche, esteticamente a me piace, devo dire che a me piace, anche se di auto o di super auto ne ho abbastanza. Sinceramente non si sa neanche più che cosa debbano mettere dentro GTA, però comunque sia, va bene, e ci accontentiamo. Il prezzo è un pochino esoso per quest'auto, secondo me 1.750.000, però comunque sia, abbiamo anche la, come cazzo si chiama, ragazzi, l'X80 Proto, che anche quella costa molto, anche se tanti giocatori non la utilizzano, però io la ritengo un'ottima macchina perché a me piace molto, la uso per correre, c'ha buone prestazioni. Questa, ragazzi, non lo so che prestazioni ha, l'andremo a provare adesso, appena abbiamo finito di modificarla andremo a provare questa auto, raga. Il trucco comunque che vi ho fatto a vedere appena adesso funziona anche sulle auto di Arena War, quello di mettere i cerchi Bennis, funziona su qualunque veicolo che entri in un garage o in un'officina, insomma. Allora, sulle moto, ragazzi, io ho provato sulle moto svariati metodi e non funziona, non passa i cerchi di Bennis, molto probabilmente, non so, non saranno i codici giusti o che cazzo ne so, ragazzi, non lo so perché non passa i cerchi di Bennis. Sto provando, sto facendo vari tentativi, però comunque sia, vedremo quello che succederà. Allora, che altro dire, ragazzi, questa è l'auto, io l'ho comprata perché di solito compro tutte le auto. Bella Lettoni, questo qui è il migliore, ragazzi, secondo me, anche perché gli altri facevano un po' cagare, c'era quello lì doppio, una a destra e una a sinistra, ma che è una Lettone, non si può vedere. Però comunque sia, come dicevo, in linea di massima è una bella auto, penso che i soldi non manchino a nessuno, penso che la possibilità di mettere i cerchi Bennis non manchi a nessuno, e quindi, ragazzi, approfittate di questa cosa. Se non avete un'auto con i cerchi
di Bennis non potete fare questo glitch, insomma dovete avere per forza una LG Retro Custom, però penso che ce l'abbiano tutti, anche una semplice LG Retro Custom. Ragazzi, i cerchi che passano, ragazzi, sono tutti quelli di Bennis Original, e i cerchi di sempre di Bennis si trasferiscono anche i vari cerchi da un'auto all'altra. Io per esempio, ragazzi, ho provato a trasferire i cerchi della Tesseract sotto alla Zentorno, però non ci sono riuscito, non me li ha passati, forse perché sono cerchi di serie. Allora, questa è l'auto, ragazzi, questa è l'auto, che dire, a me piace, non so, forse li cambierò colore, però per ora lascerò questo di cerchio e di colore. Scusatemi ragazzi, ma sta arrivando l'Alzheimer qui, che mi dimentico le cose mentre sto parlando, raga, mentre sto parlando c'è rincoglionimento. Comunque sia, l'auto, oddio, la trovo un po' rigida come auto, trovo sinceramente molto più reattiva l'X80 Proto, però comunque sia, mi sembra un'auto abbastanza veloce. Adesso faccio un bel pezzo di rettilineo, vediamo, cerchiamo di non incidentare qualcuno, di non andare, ecco per esempio, di non andare a sbattere. Però comunque sia, l'auto in linea di massima non va piano. Voglio fare un test di velocità su quest'auto, tanto ho creato una pista per fare il test di velocità, ragazzi. E che altro dirvi, l'auto è questa. Penso di provarla con la Tesseract e con l'X80 Proto, ragazzi, che per me, secondo me, sono due auto che meritano, anche perché mi sembra una super questa, quindi la devo provare per forza con una super. Detto questo, ragazzi, non ho veramente nient'altro da aggiungere. Guardate che colorino che ho tirato fuori, lo so a qualcuno non piacerà, però per me è bello, a me piace la combinazione che c'è tra i colori, il perlescente e tutto il resto mi piace. Detto questo, ragazzi, se non vi piace fatevela come vi pare. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao belli!